buongiorno ragazzi, oggi sveglia alle 7 perché abbiamo fatto colazione e tutto quanto. Adesso andiamo al Museo della Pace di Hiroshima. Ecco ragazzi, siamo arrivati al Museo della Pace. Oggi è anche una bellissima giornata di sole. Non volevo filmare troppo dentro perché è veramente toccante, con delle immagini devastanti. E qui sto camminando proprio nel parco Ewa Kinen Koen, un luogo toccante di profonda riflessione. Un'intera città distrutta il 6 agosto del 1945, che cambiò tutto. Quello che vedete qua davanti è il Centafio, con i nomi delle circa 200.000 vittime, costruito sotto un arco che fa da cornice al laghetto della pace, alla fiamma della pace e alla cupola della bomba. Quello che vedete è l'edificio rinominato Cupola della Bomba, e la Promotion Hall di Hiroshima, e quello che è rimasto dopo l'esplosione. Beh papà, allora siamo andati dentro al Museo della Pace di Hiroshima. Che considerazioni hai? È una cosa terribile vedere tutte quelle cose che sono successe. Sì. Perché, mamma mia, io non pensavo fosse così, una cosa che non è decifrabile. Decifrabile? Decifrabile, nel senso che non pensa, uno che non vede non può capire. Tu quanti anni avevi quando esplose la bomba? Io, 4 anni, 5, io avevo solo 4 anni, non posso. Avevi 4 anni, quindi non hai tanti ricordi no, in merito? No, niente, io ho cominciato a sapere la bomba atomica. Quando stai già studiato l'elementare? Sì, neanche. Perché noi, neanche quello? No, perché comunque. Beh, comunque dopo le sì, dopo l'ho visto. E quindi adesso vederle proprio dal vivo? Vedere nel vivo è tutto una cosa. Non riesci a decifrare tutto perché non certo. Posso. Ma secondo te è giusto far vedere queste immagini crudeli? È giusto? Beh, direi alla gente farli vedere così capisce che certe cose non vanno fatte. Mm-hmm. Secondo me è brutto vederli, ma secondo me è bello far vedere, specialmente la generazione andare avanti, che non se ne rendono conto che certe cose sono passate. Sono passate. Quindi. Beh, infatti abbiamo notato prima, c'era un giapponese che aveva la maglia dell'America. Americana. Dentro al Museo della Pace. Dentro al Museo della Pace è una cosa che è bellissima, nel senso buono, è bella perché vuol dire che. Che è stato passato, no? Cioè, che sono passate 70 anni, 70 e più, quella gente. Quei bambini qui non si ricordano mica. Certo, se lo vai a chiedere al suo nonno ti tagli il collo. Tanto per dirti, sì. Capito? Quindi è una cosa come noi, come io che l'ho saputo dopo, e come te che certo. Vissuto adesso, basta. Certo. Le cose sono molto diverse. Beh, sei contento di averla visitata? Io sono contentissimo di aver visto questo qua, che è un'immagine che me la ricorderò sempre. Beh. Quindi la cosa perfetto. È brutta, ma è bellissima da vedere. Ma anche come vedi però hanno ristaurato molto la città perfettamente, cioè una città nuova. È nuovo sicuro, è di Flasson più nel 6, più nuovo del 6 secondo fare. Non l'hanno fatta come... Poi c'è stato anche il Papa qua, è stato il Papa, è stato Obama. Obama e due Papi. No, bravo, mangiamo le ostriche. Sei pronto? Velocissime ragazzi, sono veramente veloci. Incredibile. Wow.
Konnichiwa. E papà, qui c'è il kotatsu che è riscaldato qua sotto. Come, ti piace? Va bene. È stato difficile sederti un pochino su. È il Josh che... Bravo col kotatsu. Papà, allora, adesso ci ha spiegato tutte le erbe. Adesso dobbiamo andare a cercarle e le mangiamo. Se non trovi nulla, non mangi niente. Non mangi niente. Boh. Stacca mia casa sua. Ma che mangia che un fatto. Ci ha messo un anno papà per fare questo quadro fatto con le fiori e l'erba secca. Ecco, bravissimo. L'hai fatto? Fa vedere? Bravissimo. Ecco, vedi? Tanto poi dopo lo tagliamo, lo facciamo più pulito. Ecco. Ecco. Che fai, polpetti? Basta, sennò che cambia fuoco. Papà, tugi. Andiamo, il prossimo, papà. Tomo, com'è? Aru. Oh, tutte. Aru. Andiamo. Andiamo col coltello, vai. E poi papà, guarda che c'è un allevamento di carpe, guarda. Wow. Hai visto? Sono grosse, poi colorate. L'avevo mai visto così? Colorate mai. Ecco qua le patate. Patate. E vai patata. Adesso questo questo che è pianta ancora. Questo pezzo che è tutto via. Dovete giù ancora. Le sorelle ancora ma da sky mask? Skyro. Sì. Mette ancora sotto. Adesso la famiglia ci sta facendo da mangiare quello che abbiamo raccolto oggi ed eccolo qua intanto ci sono le porte automatiche. Guardate qua, la sera fanno questo setting qua bellissimo con il fuoco, perfetto, ci sono anche le capanne, tutto molto bello, c'è anche il basket là e adesso qui si può divertire, mangiarsi qualcosa, parlare, vedete. Papà, cosa stai bevendo? Vino con le mele. Il vino con le pere. Con le pere, scusa. Bravo. Questo è che lo fanno qua, questo è il vino delle pere. Vino con le pere, vino e poi normale con l'uva. Com'è papà? È dolce, buono. È dolce? Ok. È quella pera. Vino con le pere, buono. Vai! Ai sazzo! Buonasera! Buonasera, bravissimo! Buonasera! Piacere! Piacere! Come sta? Oh, grazie! Sono Marco, sto bene, grazie! Grande! E guai, facciamo tutto affumicato, c'è anche la pizza, ragazzi! C'è pan! Adesso tu guarda loro. Sono il mio. Fantastico. Ma il lavoro accettato. Questo duro. È duro. Catai. Scarica tutto di
del cammino, porco via. Qui impareremo a fare la carta giapponese, ragazzi, vedete? Mushite de kono ka o haide de ma kakaru ne sugoi ne mushite kaide a sore ga sou de kono jōtai a koshi e kore ga kozo no kawa desu ne a kiko kore o boiru shite kawa muite koshitara kono jōtai ne narohodo kono kuroi no ko totte ne de kore o ikkai ta matta sore じゃあ木から繊維というか木の繊維というか木の繊維というか木の皮のそうですはいここはエディこのとこに匂いを持たせてもらったら、うん、こういうふうに水を切ってでこれピッとしてでこれを外してで台の上にこうやる広げ